Buongiorno a tutti ragazzi, sono Matto Vader, come state? Tutto benissimo, che carica di mattina presto, come stai? Io sto benissimo, mi trovo qua al circolo già. Ah, caspita, già pronto, alle 10 del mattino già sei pronto per spadellare, come si dice, com'è il verbo? Spadellare va benissimo. Spadellare, in tutti i sensi, si magna dopo, prima si gioca, questo è... Immagino. Allora, Matteo, io ti ho trovato su TikTok scorrendo via dicendo con tutti quanti video, perché tu porti praticamente il padel, che è questo ormai sport che è in voga da qualche anno tra giovani, meno giovani, ma lo porti spiegandolo anche, che per chi come me magari che non si è mai addentrato in questo sport è interessante. Ma intanto, la domanda che ti voglio fare per chi ti ascolta è: chi è Matteo? Allora, Matteo è un ragazzo molto molto socievole, pieno di carica, pieno di energia. Come hai detto te, questo sport è in voga molto le persone a giocare, perché comunque rispetto al tennis sembrerebbe al di fuori più facile. E infatti è così, ma l'importante dello sport è comunque l'aggregazione da parte di tutti. Quello sicuramente. E quindi mi ha appassionato molto questa cosa, poiché io vengo dal tennis e è uno sport comunque che si utilizza la racchetta. E da lì è nata la tua passione praticamente, perché poi anche lì adesso la differenza, se tu dovessi spiegare la differenza tra il tennis e il padel in soldoni, qual è? Allora, intanto le più grandi differenze sono il vetro, che è circondato, il campo che è circondato dai vetri, e la racchetta, che diciamo è senza corde, è un po' più piccola, e quindi quelle sono le differenze principali. Poi ovviamente c'è tutto il resto, ovviamente il tennis, come mai, ma adesso mi viene da chiederti, come mai quindi hai smesso col tennis ai tempi? Allora, diciamo, mio papà insegna tennis, è maestro nazionale di tennis, quindi fin da piccolo mi sono avvicinato al mondo del tennis, e trovandomi subito bene, perché comunque il sangue era quello di mio padre, che è stato anche un grande giocatore, e dopo un po' di tempo comunque ero un giocatore veloce, possiamo dire, perché duravo tre scambi, ecco, perché mi piaceva sempre fare il punto, tirare forte, e arrivato all'età di 15 anni, che comunque era una terza categoria buona, e sono andato da mio padre e gli ho detto che non mi divertivo più. Dopo un po' di anni passati, comunque ho finito gli studi, mi sono avvicinato al mondo del lavoro proprio con il padel, e ho ritrovato comunque piano piano, perché non è nata subito la passione. Infatti, tornando al discorso di prima della passione, la mia passione è nata all'incirca, sono 4 anni che lavoro nel mondo del padel, dopo 2 anni che mi ci sono avvicinato. Quindi già da tantissimo tempo che porti, sei stato tra i primi praticamente che ha fatto un po' così, portato il padel in voga, mettiamola giù così, tra i primi. Io sono nato comunque nel periodo del Covid, che ci limitava molto, e lo sport è andato in voga molto in quel momento, e io per fortuna mi ritrovavo già nell'ambiente, che comunque un ambiente molto, come dici te, pieno di persone, che a fagiolo aggrega molto le persone. Esatto, a fagiolo con col tutto, col contesto praticamente. Esatto. Allora, mettiamo un pezzo e poi siamo ancora con te. Con noi c'è Matto Padel, se vi va di dare un occhio anche ai social, fatelo, perché adesso parliamo di questo, di TikTok. Il tuo primo video che riguarda il padel è appunto, risale a un annetto fa praticamente. Era, anzi, forse anche un po' di più, mi sa, no? Più o meno, aprile 23. Il mio primo video l'ho messo per fare una prova, comunque, perché su questa piattaforma di TikTok comunque c'è molta visibilità, quindi ho detto magari proviamo a mettere un video mentre gioco. Non ho avuto molto, molto riscontro all'inizio, però provando comunque a mettere sempre nuovi video sia mentre gioco e tutto quanto, poi diciamo il top è andato quando ho messo il primo video che sfoggiavo il mio colpo, diciamo, preferito, che è lo smash. Che comunque vado bene nel farlo, e ho visto molto la crescita delle visualizzazioni dei seguaci, e poi dopodiché ho fatto un'altra prova, cioè quella di spiegare un colpo in un video, e comunque ho riscontrato molti commenti positivi, pure negativi, ma quello alla fine è una percentuale piccola, come in ogni cosa alla fine ci sta sempre. Che forse poi aiutano anche di più i commenti negativi, mi sa, tra le cose. Spingono anche di più in alto il video, magari più commentano, certo, ma mi aiuta anche a me a capire magari quello che sto sbagliando, perché comunque nella vita, secondo me, non si smette mai di imparare. Anche io, che comunque sto in campo tutto il giorno, sono un ragazzo molto umile, mi piace prendere qualsiasi
qualsiasi cosa mi dicono come una forma di aiuto. Ecco, mi immagino che adesso verranno anche al centro, ci chiederanno anche di te, immagino, a questo punto. Sì, adesso diciamo dove vado nei circoli di Roma, che comunque ce ne stanno uno ogni 2 chilometri ormai di circoli, mi chiedono tutti, ma te sei matto padre, quindi sono molto contento di questo. Hai avuto una visibilità davvero importante. Comunque sono all'incirca, tra TikTok ed Instagram, sta arrivando praticamente sui 10.000 praticamente, quasi, più o meno. Quindi siamo praticamente lì. Tra le cose che stavo guardando, quindi ci sono video che comunque hanno raggiunto anche praticamente numeri davvero importanti, 100.000 la visualizzazioni, quindi anche numeri molto alti. La cosa che adesso stavo guardando anche un po' nei video è che comunque ovviamente per il padel le braccia sono sempre scoperte. C'hai tantissimi tatuaggi, quanti ne hai? Guarda, lì ho perso il conto. Una bambina quest'estate al centro estivo ha provato a contarli, ma anche lei ha perso il conto. Che poi, se non, adesso non vorrei sbagliare, sul braccio c'hai anche, mi sembra, una rete da padel, mi sa, o da tennis comunque. Sì, quella ho preso spunto come sfondo del braccio per la rete. Quindi te la sei portato praticamente anche sulla pelle, la tua passione e il tuo lavoro a questo punto. Allora, mettiamo ancora un pezzo e poi dopo vediamo un po' cosa accadrà nel futuro di Matteo. Allora, in questo momento stai andando molto bene sui social, dicevamo poc'anzi, e stai vivendo davvero un momento d'oro, perché comunque tante view, tanti like, tante cose. Ma il futuro di Matteo cosa c'è? Cosa vorresti realizzare? Allora, diciamo che adesso ho cambiato sistemazione, diciamo punto di riferimento a Roma, perché sono stato 4 anni al circolo Red Paddle e ora mi trovo al The One, cioè in zona Portuense. E il mio vecchio datore di lavoro mi aveva proposto di farmi diventare, tra virgolette, Gianluca Vacchi del Paddle, investendo dei soldi su questa cosa. Però io ho pensato tra me e me che questo non è il mio mestiere, questa è solamente una cosa in più che comunque sta smuovendo molto il panorama del padel italiano, e vengo contattato ogni giorno da molti circoli in Italia per fare delle giornate di clinic in questi circoli, che sarebbero delle giornate organizzate dove vado a fare lezioni. E quindi per me il mio futuro è questo, insegnare, come mio padre alla fine, che era giocatore e poi è passato a essere uno dei maestri di tennis più conosciuti d'Italia. E poi finché ci sto, io ho 22 anni, vorrei provare comunque a spingere a livello del giocatore, però io mi sento dentro che quando insegno, quando comunque esce il cliente dal campo che ha fatto lezione con me, mi dà una soddisfazione unica vederlo sorridere e comunque capire che anche lui gli è rimasto qualcosa di matto, certo. Qualche tuo piccolo tip, diciamo così, qualche tuo consiglio, ecco, ti è rimasto. Adesso, quindi, per uno come me, che comunque fa palestra, quant'altro, consiglieresti il padel e perché? Allora, io consiglio il padel a tutti perché comunque è uno sport molto dinamico e comunque non è da sottovalutare, perché a livello amatoriale comunque ci si diverte. Ma bisogna avere sempre buoni tessuti, quindi te che fai palestra è consigliatissimo, perché sicuramente i tessuti ce l'è buono, perché comunque è pieno di scatti da fermi e movimenti a breve raggio, quindi anche cambi di direzione, un po' simile al calcetto come movimenti. E comunque è sempre uno sport di coordinazione, perché hai una racchetta in mano e devi colpire la pallina, quindi hai un oggetto in più da usare durante lo sport. Non è facile, ti ripeto, a livello amatoriale comunque è divertentissimo. Pian piano che vai avanti e ti sale la tigna, diciamo, di migliorare, noterai che comunque questo sport ha anche le sue difficoltà, sono anche molte. Consiglio a tutti. Ovviamente, perché comunque, e poi è bello dinamico. Io purtroppo l'ultima racchetta in mano che ho preso, adesso si parla del 2000 e non mi ricordo più, il volano, quello che c'è a scuola, basta. Poi dopo di che, vedi che dovrai provare, eventualmente scendo a Roma, qualche volta vengo da te e si fa la prova, eventualmente. Certo, quando vuoi, ti aspetto. Va bene, Matteo, intanto io invito di nuovo tutti quanti andare sui social, Matteo Occoni, Matteo Matto Padel su TikTok, su Instagram, per continuare a supportare e vedere un pochettino tutti quanti i tuoi video, per appassionarsi anche un po' a quello che fai e anche ovviamente al padel. Intanto io ti ringrazio e ti auguro ovviamente un buon weekend.
Io ringrazio tutti voi. Buona giornata e buon weekend a tutti. Ciao, 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 ciao.